Proseguono a Bari le attività dell'edizione 2017 di Agri Levante, il salone specializzato sul mondo dell'agricoltura. Non solo affari, ma anche dibattiti ed incontri. Particolarmente atteso quello sulle emergenze del nostro territorio, dissesti, incendi e siccità. Lo ha seguito per noi Alessandra Tursilli. È un tasto abbastanza dolente quello delle criticità del territorio. Assistiamo ad una serie di fenomeni che ci danno appunto indicazioni che queste criticità sono in aumento, ma in realtà i dati a livello nazionale innanzitutto che cosa ci dicono? Noi oggi presentiamo una relazione insieme con il professor Gentile, che è il professore dell'Università di Bari, su queste criticità. Io mi sono occupato della criticità degli incendi, che sono strettamente collegati agli andamenti climatici. Quest'anno abbiamo avuto un clima straordinariamente secco e quindi lo abbiamo pagato in termini di incendi. Basti pensare che soltanto a luglio gli incendi erano il 50% in più come superficie rispetto al 2016. Siamo quasi a livelli del 2007, che qui in Puglia ricordate tristemente per l'evento del Gargano, quell'incendio catastrofico che ha anche provocato diverse vittime. Le ragioni appunto sono collegate a sicuramente andamenti aspetti climatici, senza però sottacere che molti di questi incendi purtroppo sono incendi di natura dolosa e quindi dobbiamo intervenire su più fronti, quello preventivo, manutentivo, tecnico ma anche legislativo. A livello della Puglia invece che dati abbiamo a livello appunto di criticità del territorio? Sì, accanto alla criticità legata agli incendi di cui parlava il collega Monarca, ci sono sicuramente le criticità legate alle alluvioni. Stiamo registrando numerosi eventi che stanno creando notevoli danni alle attività economiche e purtroppo anche alle persone. Il paradosso è che abbiamo allo stesso tempo problematiche di siccità, come sappiamo. Quindi da un lato il verificarsi di eventi estremi, eventi brevi con intensità notevoli, dall'altra a questi possono associarsi prolungati periodi senza precipitazioni, con elevate temperature e quindi con una ridotta disponibilità delle risorse idriche. Quindi ci sono settori economici come l'agricoltura, ad esempio, che è danneggiata contemporaneamente da tutti e due questi fenomeni. Insomma, il cosiddetto clima impazzito, quello insomma del gergo popolare, ma in realtà noi cosa possiamo fare, no, nel nostro piccolo? Beh, diciamo che nel nostro piccolo la dimensione dei problemi fa sì che diciamo sia necessario intervenire su grande scala, perché chiaramente questi sono fenomeni che interessano i bacini idrografici. Anche quando questi bacini sono piccoli, nel caso dei bacini torrentizi parliamo comunque di estensioni notevoli. Ci muoviamo su due direzioni, da un lato la direzione degli interventi non strutturali, quindi tutte le attività che riguardano la protezione civile e la pianificazione del territorio, che in questo settore è curata dalle autorità di bacino. Dall'altro abbiamo bisogno degli interventi strutturali, quindi le opere che oggi dobbiamo cercare di fare cercando di rispettare l'ambiente, quindi opere che dobbiamo cercare di realizzare in modo che siano compatibili con l'ambiente. Ho anche l'impressione che purtroppo contro il problema del clima impazzito dovremo imparare a conviverci, perché la situazione sicuramente non migliorerà. Se continuiamo in questo modo con le emissioni di gas serra, probabilmente alla fine del 2100 le temperature potrebbero aumentare di 4 gradi, se non addirittura di più negli scenari più pessimistici. Quello del cambiamento climatico è un problema serio, dobbiamo affrontarlo, dobbiamo lavorarci insieme e subito. Gli agricoltori in questo non devono soltanto subirlo, ma devono secondo me dare una mano, e dobbiamo investire sull'agricoltura per fare in modo che il ruolo del manutentore del territorio, che l'agricoltore ha, sia un ruolo importante.